Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi 30 novembre la liturgia ci ricorda Sant'Andrea, fratello di Simon Pietro. Ecco perché leggiamo il Vangelo della sua chiamata. Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti 18-22. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Amen. Cari amici, quanto è importante oggi in questo tempo di avvento, è il terzo giorno, seguire il Signore Gesù come Andrea stesso insieme a suo fratello Pietro lo ha seguito. E c'è una cosa davvero particolare, affascinante in questa chiamata, che lo segue subito, che avviene la risposta da parte di Andrea e da parte di Pietro in un modo immediato, tanto che l'Evangelista dice che essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Quanto è importante anche per noi in questo avvento mettere da parte, lasciare quelle reti nella nostra vita che ci appesantiscono, quelle situazioni nella nostra vita che ci ostacolano spesso di seguire il Signore. Chiediamo davvero oggi al Signore che ci indichi la via, che ci indichi la strada per seguirlo nella libertà. Per seguire Dio nella nostra pace, in un atteggiamento di fiducia, in un atteggiamento di speranza. E oggi vorrei anche presentarvi e leggervi la lettura del martedì della prima settimana di Avvento, dove, oggi essendo ancora la settimana della luce dei profeti, il profeta Isaia ci parla al capitolo 11, versetti 1-10. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Amen. Quanto è importante proprio in questo tempo di avvento
ogni giorno, carissimi amici, accogliere ciò che la liturgia ci propone, queste profezie fatte secoli prima dell'avvenuta di Cristo, che ancora oggi sono valide per noi. Ancora oggi ci parlano di Gesù, perché quando Gesù viene, lo stiamo attendendo, quando oggi stesso nella nostra vita Dio si farà presente, si manifesterà, ecco che allora tutto è possibile. Infatti abbiamo una serie di figure metaforiche per rappresentare il regno di Dio, la venuta di Dio. Il lupo dimorerà insieme all'agnello. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. In Dio tutto è possibile, fratelli e sorelle. In Dio tutto ciò che per l'uomo non è possibile attuare, fare, realizzare, per Lui invece tutto è possibile. E il regno di Dio è proprio questo, sperimentare la sua onnipotenza, sperimentare la sua onnipresenza. Dio è sempre al mio fianco, Dio è sempre con me. Tra pochi giorni ascolteremo anche la profezia. Dio verrà a noi come l'Emmanuele, il Dio con noi. Il Dio che sconvolge le nostre vie, sconvolge i nostri pensieri e ci sorprende. Lasciamo davvero che le parole della Bibbia, di questi profeti, possano preparare il nostro cuore, accendere una luce, una speranza, una gioia, una attesa. Ecco perché questo giovedì vi accompagneremo anche nella casa di preghiera con la luce dei profeti. Quindi una preghiera, una riflessione proprio perché il nostro cuore sia aperto e disponibile ad accogliere la luce di Cristo che viene anche oggi. E allora, come Andrea e come lo slogan che oggi vi voglio dare, venite dietro a me, anche noi andiamo dietro al Signore Gesù. Camminiamo senza esitare, risolleviamo il nostro capo, la nostra liberazione è vicina, questo è un giorno benedetto. Apriamoci a Dio, andiamo da Lui e gli diciamo: Maranatà, vieni Signore Gesù. Noi abbiamo bisogno di Te oggi, abbiamo bisogno di sperimentare il Tuo amore, di sperimentare la Tua presenza. Grazie Signore Gesù perché oggi Tu Ti manifesti a noi. Grazie perché vieni a chiamarmi per nome. Io voglio seguirti subito, lasciare quelle reti che mi appesantiscono, quelle situazioni che hanno indurito il mio cuore. Signore, voglio vedere la Tua presenza, la Tua manifestazione nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Fa che la profezia di Isaia si realizzi oggi stesso, nella mia famiglia, nel mio cuore. E io possa essere una persona diversa perché ho fiducia in Te. Temo il Tuo nome, innalzo la Tua presenza con il dono del Tuo Santo Spirito. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, quindi con gioia viviamo questa giornata, il Signore ci chiama a seguirlo. Lasciamo le reti pesanti, camminiamo nello splendore della Sua gloria e della Sua parola. Grazie che mi avete accolto. Un abbraccio e un saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! A Te, Signore, innalzo l'anima mia. In Te confido. A Te, Signore, innalzo l'anima mia, in Te confido. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. A Te, Signore, innalzo l'anima mia, in Te confido. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori
la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia.